fabbino stupeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, ride in fondo il giubilo. Il fabbino stupeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, ride in fondo il giubilo. Signori, buonasera a tutti, benvenuti al 12° convegno del Nero di Troia. Ieri sera abbiamo avuto la possibilità di avviare un evento identico, nello stesso tempo interessante, a Margherita di Savoia. È stata una serata estremamente brillante, abbiamo avuto la possibilità di avere tantissima gente che appunto ha avuto la possibilità di conoscere il Nero di Troia, perché c'è stata una relazione fantastica per quanto riguarda le origini del Nero di Troia, che molto spesso si dimenticano nel tempo, no? Da dove proviene questo vitigno così importante, ormai è divenuto famoso al di là di quello che è il territorio nazionale, quindi ormai in tutto il mondo. Ieri sera è stata una serata fantastica, devo dire, e insieme con Edoardo, con il nostro sindaco, abbiamo avuto la possibilità, così insieme con tanti altri troiani che erano presenti in vacanza, di degustare il rosato del Nero di Troia insieme con dei prodotti tipici locali, altrettanto ottimi per quanto riguarda una degustazione davvero d'eccellenza. Il parterre notevole, ma altrettanto sono felice di avere qui una presenza autorevole di dei talenti e delle eccellenze del territorio, della provincia di Foggia, in termini di persone politiche, di associazioni di categoria e soprattutto della presenza, ancora in modo non completo, per quanto riguarda i produttori che ormai sono affezionati, sono numerosi rispetto a quella che è un'iniziativa che ormai sta raggiungendo un traguardo importantissimo per quanto riguarda. Buonasera, benvenuti a tutti, ai nostri ospiti più particolari, ma a tutti coloro che rendono questa serata importante, interessante e impegnata per quelle che sono le nostre attività.
Siete arrivati al 12° convegno sull'uva e sul nero di Troia. In realtà non è così, è una bugia. Stasera non vogliamo tenere un convegno, stasera vogliamo solo fare festa. Vogliamo che la giornata di oggi sia una giornata di celebrazione di un momento importante, che sia un modo per incontrarsi tra amici, e qui ne vediamo tanti, sia un modo per incontrarsi tra quelli che materialmente hanno attivato tutto quanto questo percorso, sia un modo per stare insieme, fare festa e ricordare in questo momento tutto quello che abbiamo vissuto in questo primo decennio. Dovrei raccontarvi una storia, e invece mi piace di più pensare che quello che vi devo raccontare è una favola, ed è una favola che parte dalle cose semplici, dalla terra, dai lavoratori della terra, dal sole, dal vento, da un'uva meravigliosa, da un lavoro faticoso che portava sudore e poche soddisfazioni. Insieme abbiamo avuto questo successo enorme per quanto riguarda sia l'aspetto del convegno, ma soprattutto quello che è successo dopo, nel senso che non mi aspettavo una manifestazione così importante, così brillante. Sicuramente adesso tocca a te fare i saluti, visto che ieri sera noi siamo stati da te. Prego, accomodi, se vuoi, e poi facciamo intervenire Barbara. Sì, prego, prego. Prego. Buonasera a tutti, innanzitutto vi porto i saluti del sindaco, l'onorevole Gabriella Carlucci, e dell'amministrazione comunale di Margherita di Savoia. Questa sera il convegno sull'uva di Troia ha un sapore e un gusto diverso, perché dopo 12 anni di duro lavoro abbiamo ottenuto, parlo al plurale, mi coinvolgo anch'io, sono coinvolta anch'io personalmente in questo riconoscimento, abbiamo ottenuto questo importante traguardo. Un traguardo che ha visto come protagonisti di questo impegno diverse forze, dalle forze politiche allo sforzo faraonico dei produttori e soprattutto all'impegno del sindaco, a cui ho rubato il posto, il sindaco di Troia, il dottor Beccia, il vice sindaco di Troia, il dottor Mercuri, il professor Fartaruolo, e l'impegno di due donne straordinarie, del mio sindaco, l'onorevole Gabriella Carlucci, e dell'europarlamentare Barbara Matera, che hanno veramente, a cui va un grandissimo applauso, due donne che hanno determinato questo grande risultato. Era importante per ricordarlo tutti insieme in un momento così particolare del nostro territorio.
Sono felicissima di essere qui a Troia e condividere con tutti voi, soprattutto con tutti gli amici che sono seduti a questo tavolo, questa grandissima festa, come il sindaco Veccia ha ricordato. Questa sera non siamo qui per il 12° convegno del Nero di Troia, siamo qui per una festa, finalmente dopo tanti anni, dopo averlo tanto desiderato, è arrivato questo riconoscimento che questo straordinario tesoro che ha la capitanata meritava di avere. E adesso io credo che i nostri obiettivi saranno e devono essere molto più ambiziosi. Io non mi accontenterò di far sì che le uve di Troia possano girare ed essere conosciute in tutta Italia, voglio raggiungere anche l'Europa e spingermi oltre l'Europa, e quindi io, solidare con tutti quanti voi, ho questo obiettivo, farò tutto il mio possibile, così come ho fatto già per il riconoscimento di questa DOC, ricordando a me stessa e a tutti quanti voi che questo è il risultato di tutti quanti noi. Questa è una festa per la Capitanata, è una festa per la Puglia tutta, ma è una festa per i cittadini, quindi io non vorrei attribuire o dare un nome a coloro che hanno concesso questo. Tutti quanti noi, tutti coloro che sono seduti qui accanto a me, hanno dato nel loro piccolo e nel loro grande il contributo necessario affinché le uve del Nero di Troia avessero finalmente il riconoscimento della DOC. Io non sottraggo parole e interventi a coloro che adesso prenderanno la parola dopo di me, e perdonatemi se devo andare via, ma impegni precedentemente presi non mi permettono di rimanere ancora qui con voi. Buona festa a tutti, buona festa a questa città e veramente complimenti ancora, e tutti insieme adesso abbiamo nuovi obiettivi e nuovi traguardi. Grazie. Ringraziare davvero di cuore l'onorevole Matera. Il lavoro che hai svolto, no, in questi anni non è solo fatto di parole, non solo iniziative. Adesso tu stai per andare via, perché dopo interverrà il vicepresidente nazionale federale di Confcooperative, Giorgio Mercuri, il quale voleva ringraziarti, lo sto facendo io per lui, voleva ringraziarti per l'impegno che hai messo anche nel settore ortofrutticolo, in un momento delicato per i produttori del territorio. E hai rappresentato al meglio le esigenze del territorio, sei riuscita a intercettare quelle che erano le peculiarità di tanti produttori che in un momento così difficile avevano bisogno di un riferimento. A livello europeo sicuramente, e da tutti i presenti, in bocca al lupo per la tua carriera ancora futura, che spero sia ancora importante. Grazie. Di Fedagri Confcooperative Giorgio Mercuri, che io ho anticipato già qualcosina, però devo dire che il lavoro svolto come organizzazione per quanto riguarda il comitato promotore ha avuto una grossa responsabilità, ho dovuto fare delle scelte importanti, ho dovuto lavorare in modo continuo. Grazie Matteo, buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti questa sera alla 12ª edizione. È un'edizione, come dicevo, il sindaco di Troia di festa, perché finalmente abbiamo raggiunto un obiettivo che ci eravamo fissati già da alcuni anni, e negli ultimi 2 anni abbiamo fatto il nostro sforzo. Matteo diceva prima, come organizzazione capofila, Confcooperative, che anche colei che promuove questo convegno ormai cominciato è stata un'organizzazione che insieme a tutte le altre organizzazioni professionali di categoria e le strutture amministrative comunali che le cantine hanno portato avanti questa iniziativa. Però quando si è un'organizzazione capofila ci sono vantaggi e ci sono svantaggi. Beh, io in questa avventura sono stato quello che ha preso più schiaffi anche morali per promuovere questo riconoscimento che tutti noi ritenevamo importante. E
la cosa più difficile che abbiamo vissuto è stato il fatto che noi stavamo portando in Puglia un'ulteriore eccellenza, un riconoscimento a un'ulteriore eccellenza, un riconoscimento dovuto a quei produttori che da anni coltivano questa vite e soprattutto un territorio che è dedicato esclusivamente a questo percorso, hanno cercato in tutti i modi di non farcelo raggiungere, sia a coloro che hanno cercato in tutti i modi di ostacolare questo riconoscimento, perché queste persone hanno permesso a tutti noi di capire chi realmente lavora per il territorio e chi invece è disposto soltanto a parlare, a fare chiacchiere, a lanciare slogan. Ma io credo che questo gruppo, tutto questo sistema ha dimostrato che queste organizzazioni, questa politica, questa parte dei produttori lavorano sicuramente per il territorio. Tutti gli altri sono bravi a parlare, ma nei fatti poi contano molto poco. Conosceremo sempre di più che il nero di Troia si chiamerà in futuro Doc Tavoliere. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata nel proseguimento di quest'anno. Il ragionamento già è stato fatto, c'è la condivisione, ovviamente ora si tratta di mettersi insieme e vederlo di realizzare. Vorrei sottolineare però qualcosa che è già stata detta più volte, ma che credo sia necessario farlo, anche perché credo che da questa esperienza un po' tutti i vari attori che animano il nostro territorio a vario livello, ecco, possano trarre maggiore linfa e maggiore coraggio. Il risultato raggiunto è frutto, come diceva qualcuno, del lavoro di squadra, a significare che i grandi risultati si possono raggiungere soltanto se si fa squadra e se si è capace di individuare l'unico obiettivo e lavorare su questo. L'esperienza del Nero di Troia credo che è un'esperienza che dovrà essere necessariamente mutuata per raggiungere ulteriori traguardi, che non solo l'agricoltura di Foggia, ma che l'economia foggiana merita di raggiungere in tantissimi altri campi dove, nonostante la capacità dei nostri imprenditori, riesce ad esprimere. Gian Nicola De Renardi, c'eravamo io e qualcun altro quando eri presidente di Confluo di Foggia, no? Quando abbiamo avviato questo percorso, erano molti quelli scettici. Noi ci credevamo e eravamo qui in piazza. Saluto tutti gli amici di Troia, faccio anche gli auguri al senatore Morra, a tutti i Carmeli, Carmelo, che mi ha detto sindaco, l'assessore Carmelo Martino vuole la delega ai rapporti con Miami come regalo dell'onomastico, quindi bisogna accontentarlo perché l'ha chiesta in questo momento. Io voglio dire, sono estremamente contento di essere qui questa sera, di aver visto nascere questo movimento, direi culturale, questo movimento storico che è nato su impulso, devo dire, devo riconoscere con un applauso di Matteo Puttano, che facciamogli un applauso perché veramente sta dedicato 12 anni della sua vita a seguire questo percorso, ha combattuto lo scetticismo, ha combattuto tanti che non ci credevano ed oggi siamo quasi per arrivare a un risultato importante, non al risultato che tutti quanti noi speravamo, però un risultato importante. Sono andato su internet e ho digitato Nero di Troia e ho visto che sono venute fuori 200.000 citazioni di questo importante vitigno. E allora, questo che vuol dire? Vuol dire che non siamo alle 400.000 voci del Negro Amaro, però siamo in un punto di partenza importante. Abbiamo il nostro vino, va bene su questi sapori, e dobbiamo essere in grado, con delle politiche di marketing, di abbinare noi il vino al territorio, perché tanti vanno a Montalcino perché c'è il vino e quindi il riuscire a far capire, a far passare l'idea e il messaggio che Troia è la città del vino di Troia può essere una soluzione che, se non siamo riusciti a raggiungerla da un,
da un punto di vista legale con il vino DOC, dovremmo farla da un punto di vista culturale con la promozione di un brand, con il marketing e con le politiche del territorio. Io ritengo che questa sia, ecco, la traccia su cui dobbiamo lavorare nei prossimi anni, perché ci possa essere veramente sempre di più un legame tra il vino, il territorio, la cultura e soprattutto per lo sviluppo di questi nostri paesi che sono veramente la culla e il cuore di questo vino e soprattutto la culla e il cuore della nostra... Ancora tanti anni di rinnovare questi auguri per, sì. Per i prossimi onomastici. Prego. Sì, grazie Matteo, un saluto a tutti. Sta diventando una costante la mia presenza qui e sta diventando una costante celebrare appunto il mio onomastico in questa piazza, con gli amici di Trono. Questa volta è una doppia festa perché appunto si celebra oggi un risultato al quale hanno lavorato tutti, un risultato che ha dimostrato la capacità di fare sistema, si è detto. Fare sistema, io penso che però alla base di questa capacità ci sia stata e ci sia la convinzione di un progetto, la convinzione di lavorare intorno a un progetto diverso, a un progetto finalmente nuovo, a un progetto capace di rilanciare le potenzialità di questo territorio. Io voglio leggere questa capacità di fare sistema oltre il fatto specifico, il riconoscimento dell'UE del DOC di Trono. Voglio leggere questa capacità di fare sistema come un risultato del territorio, una crescita del territorio, un modo di guardare al futuro in modo diverso rispetto al passato. Un modo di guardare al futuro che ci rende protagonisti attivi, anziché soggetti passivi destinatari di strategie disegnate altrove. Proprio sul lavoro fatto da te in tanti anni per questo territorio, in termini di presidenza della comunità montana, di sostegno al GAL, saluto il dottor Casoria, presidente del GAL, e avvio anche quelle che sono le novità, no? Alberto, per quanto riguarda la Casa del Gusto. Il GAL Meridaunia a Troia ha investito, insieme ovviamente con l'amministrazione comunale, per quanto riguarda una struttura, quindi il recupero di una struttura, di una dimora antica, proprio per avviare processi di visibilità e di credibilità del prodotto, non solo del Nero di Troia, ma chiaramente il Nero di Troia sarà capofila dell'iniziativa con il suo consorzio, ma di tutti i prodotti tipici del territorio, perché l'apprezzamento sempre di più dei prodotti tipici di quest'area devono essere sostenuti per dare risposte alle imprese. È un finanziamento già ottenuto dalle cooperative sostenute dall'associazione, da Coldiretti, cooperative, PAG, CIA, Agricoltura, se non sbaglio. Lascio la parola all'Asco Club Nord Lissis, dice, prego, dottoressa. Brava. Si sente? Ok, perfetto. Quindi, è illustre il progetto. Nell'ambito del PSR 2007-2013 rientra il progetto integrato di filiera nella Nitroia. Il progetto è l'unione della fase produttiva agricola con la trasformazione ed ha come obiettivo finale migliorare la commercializzazione e incrementare il reddito degli agricoltori. Come nasce il progetto nella Nitroia? Nasce dall'unione di vedute delle varie organizzazioni agricole con il comitato promotore della DOC nella Nitroia e dal coinvolgimento di imprese agricole e di trasformazione. Il territorio abbraccia tre province, comunque la Puglia, di seguito qui sono elencate le varie città, effettivamente per ogni provincia. Analizzando alcuni dati sulle aziende, i produttori agricoli coinvolti direttamente sono 38, mentre i produttivi soci di cooperative sono 1251, mentre le aziende di trasformazione coinvolte sono 11. Nell'ambito del PSR rientrano alcune misure di intervento. Abbiamo la misura 121, quindi l'ammodernamento delle aziende agricole, ovviamente per ogni misura sono riportati quindi
interventi anche finanziati. La misura 123, interventi di ammodernamento all'interno delle cantine e quindi un miglioramento proprio dei processi produttivi. La misura 111, interventi per la formazione e di informazione. La misura 114, l'utilizzo dei servizi di consulenza, dove rispetta il principio della condizionalità, uno dei principi fondamentali della Comunità Europea. La misura 124, interventi di innovazione nell'ambito della ricerca, come ci ha detto precedentemente il professor Nardone. E la misura 133, interventi per la promozione proprio dei prodotti agricoli. Il progetto di promozione del Nero di Troia, nel corso del 2009, AFIRM, che è l'organismo ufficiale degli istituti nazionali del settore, ha condotto proprio una ricerca sul legame esistente tra prodotto e territorio. L'obiettivo della ricerca era quello di mettere in luce il rapporto tra territorio e prodotto, evidenziando sia quali prodotti si avvantaggiano nell'essere originari di una regione e sia anche il riconoscimento da parte dei cittadini delle capacità peculiari delle regioni italiane. Per quanto concerne il settore vino, ovviamente le regioni indicate come migliore produttrice abbiamo la Toscana e il Piemonte, a seguire abbiamo il Veneto, tra le regioni diciamo meridionali abbiamo il quarto posto la Sicilia. Ovviamente si evidenzia che nonostante le buone potenzialità comunque della Puglia e anche innumerevoli presenze sul territorio di aziende, nel corso della ricerca non è stata citata nemmeno una cantina. Siamo di fronte quindi ad una manifestazione di potenzialità ancora inespresse e la necessità di rafforzare la filiera vinicola nel complesso in termini anche di reputazione. Acquisto, quindi quali valori detiene il vino nella ritrovia. E acquisire anche la reputazione nei confronti di opinion leader e larga business to business. Il concetto di comunicazione. Oggi si stringe il raggio di illuminazione e aumenta l'interesse soprattutto per gli eventi di territorio, dove richiedono precisamente la partecipazione fisica. Quindi cresce il pubblico per gli eventi quindi triatriali, cresce il pubblico per gli eventi comunque delle mostre, delle performance sportive. Il pubblico fisico degli eventi è una popolazione che desidera eliminare le cosiddette mediazioni, no? Ed essere viva l'esperienza comunque delle passioni e essere al di fuori appunto delle intermediazioni. L'idea di progetto è creare un evento ad hoc mirato al Nero di Troia che faccia leva sul prodotto vino e territorio, intesi come risorse culturali. Si propone quindi di realizzare il cosiddetto progetto Nero di Sera in un tour enoteatrale al sapore del Nero di Troia, un evento che si sdoppierà in attraversare l'Italia toccando le principali città italiane, facendo tappa presso i più importanti teatri italiani che sono circa 10. Spiegato in modo veloce questo progetto che è stato già finanziato da parte della Regione Puglia attraverso il TSR, che darà la possibilità alle cantine che hanno poi partecipato alla costituzione del comitato promotore, quindi al futuro consorzio di tutela, di poter da subito promuovere il loro vino in quelle location che ha previsto il progetto. La serata, gli interventi sono terminati qui, la serata naturalmente non è terminata perché come sapete c'è tutto il percorso enogastronomico, anche quest'anno è previsto con due tour, praticamente si hanno due possibilità e qui di fronte a noi c'è la distribuzione dei biglietti per poter poi fare il percorso. Io purtroppo sto cercando di temporeggiare che arriva il nostro direttore, naturalmente il sindaco mi dice di chiudere, giustamente dice che ci siamo prodotti per molto, allora io vi ringrazio nuovamente, ecco arriva, vediamo, è arrivato il direttore. Allora, avvicini il microfono. Forse è venuto qua. Avvicini meglio bere vino ogni tanto. Avvicini. No, forse è meglio bere meno acqua più vino. Allora io ovviamente vi ringrazio per quanto riguarda tutto il lavoro svolto, per la vostra attenzione soprattutto. In un'ora e mezza siamo riusciti in qualche modo a trasferire una serie di informazioni, ma soprattutto a trasferirvi quella che è la nostra felicità, che è la regione del traguardo, di lavorare per il futuro, soprattutto in termini di ulteriore collaborazione con tutte le istituzioni, soprattutto con gli enti locali. Io vorrei ringraziare
però tutti coloro che questa sera sono stati qui con noi in termini di imprese. Io vorrei ringraziare Pasqualina Dalle Donne, presidente della cantina cooperativa agricola Coppa d'Oro di Foggia, Giuseppe Cafagna, presidente di cantina sociale di Barletta, Alfredo Puttotti, presidente dell'antica cantina di San Severo, Giuseppe Petrelli, presidente di cantina sociale di Lotorotondo, Carmine Giuseppe Ciarallo, presidente di cantina cooperativa Puglia di Stornana, Mario Ciarmoli, presidente del SPQT Troia, Giuseppe Giannetta, presidente di cooperativa Porto Libertà di Serignola, Matteo Gramigna, presidente di cooperativa Svevo, cantina sociale di Misera Foggia, Nuncio Caressa, presidente di cooperativa Svevo, cantina sociale di Misera, Nuncio Caressa, presidente di cooperativa Vinicola Learia, orticola tra coltivatori diretti di San Ferdinando di Puglia, Paolo Calvio, presidente cantina sociale di Ortanova, Stefano Pirro, direttore cooperativa tra produttori agricoli del Nero di Troia, Luigi Di Duccio, responsabile vendite cantina in Otria di Foggia, Marco Longo, masceria Duca d'Astro di Foggia, Giovanni Picciuto, presidente cantine Fortore Torre Maggiore, Donato Antonio Giuliani, enologo cantina Teanus di San Paolo Civitate, Urbano Di Pierro, cantina Monsignore Troia e le cantine Torre Quarto dal 1847 Cerignola Foggia. Sono i vini che sono offerti per la degustazione questa sera insieme con i nostri punti ristoro, che sono ben 16. 16 punti ristoro, il Divino Wine Bar, il Bar Mario, pasticceria CL che fa attività del corso, ristorante Pizzeria D'Avalos, Luciano Pio Donatacci, la premiata gelateria Bartolino, pasticceria Grino, agriturismo Pirro, ristorante Albadoro, ristorante Masseria Montanato, Livingston Pub, Barpluni e Panificio Giugno. Ringrazio anche l'Enolat, Vetro Bari e la cooperativa Giardinetto che hanno sostenuto l'iniziativa. Io vi ringrazio, vi do appuntamento chiaramente a un evento più importante, quello di settembre, dove dopo il consorzio di Itela festeggeremo a livello nazionale l'evento con tutti voi e tutti i nostri amici che ci vogliono sempre bene. Grazie, buona serata e buon proseguimento. Adesso siamo i fiori alla dottoressa, ma lo dà il sindaco di Troia, ovviamente, la dottoressa Rosa Scognerino. Per succedere un po' di più questo gemellaggio con Margherita di Savoia, e il sindaco gentilmente se vuole anche salutare l'altra signora al tavolo, la dottoressa Sasso dello studio Cassandro. Mentre noi che siamo maschietti, il presidente Peppuri farà assaggiare dei prodotti delle nostre cantine, parliamo dell'unica grappa fatta col Nero di Troia in biologico, perché abbiamo una sola azienda che la produce nel nostro territorio, della cantina Duca d'Ascoli. Quindi i maschietti berranno vino e grappa offerti chiaramente dal Duca d'Ascoli. Grazie, buon proseguimento e arrivederci, grazie.
finché